11 posti letto per la rianimazione dell'ospedale civile di Chieti. In questo momento è una notizia davvero importante perché è in atto quella che molti chiamano la terza ondata. Sì, continua la riorganizzazione dei posti letto di terapia intensiva nella nostra regione. Oggi pomeriggio siamo al presidio di Chieti, dove sono stati investiti più di 3 milioni e 180 mila euro per poter attivare 18 posti di terapia intensiva. Oggi ne auguriamo 11 e a fine mese saranno aperti gli altri 7. Una risposta importante che si contestualizza in un momento in cui c'è una curva pandemica in aumento, quindi aumento di ricoveri, e quindi quello che sembrava un investimento quasi inutile qualche mese fa, oggi invece si rende conto come importante e grande, e grazie all'impegno del presidente Marsiglio, del direttore, che riusciamo in brevissimo tempo a mettere in atto e a completare delle opere importanti che resteranno perennemente nelle nostre strutture. Direttore, lei diceva prima nel suo intervento, purtroppo questi posti saranno a breve occupati perché in questo momento l'emergenza sanitaria riguarda soprattutto l'area metropolitana Chieti-Pescara. Sì, noi abbiamo già preso insieme con l'Aquila negli ultimi giorni i pazienti da Pescara, perché il Covid ospedale di Pescara è pieno, specialmente posti di alta intensità di cura come la rianimazione, le malattie infettive, le pneumologie mancano, e chiaramente questi 11 posti si aggiungono sull'area metropolitana, e con il trend degli ultimi giorni sicuramente serviranno a tutta l'area metropolitana. Eccellenza, è un momento particolare questo, la Chiesa è vicina al cittadino, è vicina soprattutto all'uomo. Guarda, in questo momento mi sento di parlare semplicemente a nome della gente, perché quello che è stato realizzato è un esempio di, come si dice, best practice, cioè di una buona prassi, perché si è prevenuto, cioè in un tempo in cui sembrava che la curva cominciasse a riscendere si è lavorato intensamente, la curva è ripresa e ridiscesa di nuovo, oggi che si inaugurano questi 18 posti la curva è in forte risalita, quindi è stata una prevenzione importantissima.